Hello, what is your desire? Eh sì, ed è proprio con questa frase che Lucifer, nella serie televisiva Lucifer appunto, fa esprimere alle persone i loro desideri più profondi, facendo appunto dei patti e indagando. Ma andiamo nel dettaglio. La serie è molto leggera, semplicemente l'intro ci fa vedere una scritta che recita: il diavolo va in vacanza. Perfetto. Ovviamente un po' più complessa di così, comunque lui prende una vacanza a Los Angeles dal suo lavoro all'inferno. Beh, è un cliché, Los Angeles, la città degli angeli, Lucifer è un angelo caduto, ma è un angelo, quindi sì, come cliché secondo me ci può stare. Ma di cosa parla questa serie? È una commedia misto sovrannaturale, misto poliziesco. Il tutto trattato in modo molto leggero, ovviamente, perché la serie parla di un Lucifero donnaiolo, alcolizzato, drogato e tutto l'ambaradam, però non nel senso di qualcosa di pesante, nel senso che essendo un angelo non è un problema per lui, no? Cioè regge benissimo, insomma. Ovviamente questa vacanza a Los Angeles non è ben vista dai piani alti, quindi Amanadiel, suo fratello, viene giù e vuole riportarlo all'inferno, ma lui nel frattempo si mette a lavorare con la polizia, la LPD, con la detective Dacre, e lì nasce un qualche segreto. Ovvero c'è un piccolo fatto: in compagnia della detective Lucifero diventa vulnerabile. E qui parte la serie televisiva. Ovviamente non posso dirvi altro, altrimenti sarebbe spoiler. Ed è un peccato spoilerare, perché è bella, ok? Non è un capolavoro, non è qualcosa che ti cambia la vita. Però è davvero bella, ci passi un bel po' di tempo tra risate e pensieri e ci può stare. Tratta anche l'argomento religioso in modo leggero ma allo stesso tempo efficace. Forse sono io che la vedo così perché sono un po' appassionato di esoterismo, di l'ambaradam sovrannaturale, ok? Adesso ovviamente taglio corto. E se si è visto il filo del microfono mi dispiace, è uscito. Cos'è che vuole trasmettere questa serie sulla questione Dio, Satana, no? Vuole trasmettere che sono cazzate. Nel senso che obiettivamente quello che dirà una protagonista secondaria durante la serie è: Lucifero non è cattivo, hanno litigato soltanto, padre e figlio che hanno litigato. Eh sì, alla fine è quello il concetto, ok? Al di là di tutte le polemiche religiose che si possono creare sull'argomento, il diavolo è il male, le guerre sono colpa sua, non è vero. Non è vero, perché a parte il fatto che bisognerebbe anche mettere su un piano una cosa: se esiste il diavolo, se esiste l'inferno, esiste il paradiso, io non ci credo, personalmente. Non credo che non esista un diavolo, ok? Ma che non è il diavolo che venga visto, che viene visto dalla religione. Quello a cui, quando si fanno cazzate, noi umani facciamo cazzate, è colpa del diavolo, no? Perché non si vuole assumere la responsabilità di ciò che si fa. E questa è una cosa interessante perché viene trattata abbastanza durante la serie, che si vede che Lucifero, certo, fa quello che gli pare, ma non porta nessun essere umano ad essere malvagio. Sigla dei patti, ma secondo quello che vuole l'essere umano. Praticamente lui è il gestore del Lux, un street club notturno in centro a Los Angeles, con un palazzo molto figo perché lui c'ha i cash, e ogni tanto arrivano delle persone che gli chiedono dei favori, ma indipendentemente dal favore che viene chiesto, lui le esaudisce. E dov'è il problema? Il problema non c'è perché la persona ad aver chiesto quel favore. Vi faccio un esempio: uno ha chiesto per esempio di essere il nuovo padrino. Ok, ha fatto una strage ed è stato ucciso. Di chi è la colpa? Del padrino o di chi gli ha dato modo di essere il padrino? Molto semplice, ragazzi, come serie molto leggera, ti spiega determinate cose, va vista ovviamente con un occhio leggero, senza andare troppo nel dettaglio, e devo dire che è molto bella e appassionante. La prima stagione è più sul cazzeggio, appunto l'intro che vi ho spiegato prima ovviamente, ma quello su cui si concentra maggiormente è l'introdurre il personaggio di Lucifero con battute sagaci,
sempre, e con un certo carisma. La seconda serie invece si va a concentrare su quello che è il problema della Detective Decker, ovvero del fatto che lo rende vulnerabile. Lui, a lui piace questa cosa perché per lui è una cosa nuova, però in generale cerca di capire del perché questa cosa, e diventa davvero, davvero molto interessante. Il fatto è che non posso dirvi altro. Mentre la terza stagione è quella un po' più bassa, che sì, continua a concentrarsi su questa cosa, sulla questione relazione tra la detective e il diavolo, ma si perde tantissimo in infiniti episodi di riempimento che obiettivamente sono davvero pesanti, e molte volte mentre la stavo guardando volevo solamente skippare l'episodio, però in ognuno di questi episodi viene lanciata una frecciatina ogni tanto, quindi non sono nemmeno skippabili, e secondo me questo è un difetto, ma non proprio secondo me, infatti è un difetto in linea generale, in quanto dopo aver finito la terza stagione mi sono informato su una quarta stagione ed è stato detto che, ho appunto letto, che la terza stagione ha ricevuto meno ascolti, e posso capire il perché è esattamente questo, perché la serie mette una curiosità incredibile su questa questione, perché non c'è stata detta del perché Lucifer diventa vulnerabile, e poi ovviamente mette anche un po' di curiosità nell'ambito amoroso, e quindi il fatto di tirarla così tanto per le lunghe, non con episodi che magari abbiano un senso inerente a questa stagione, che non vi posso dire di cosa parlo ovviamente, la tirano per le lunghe a caso, con omicidi a caso, non so perché. Tra l'altro nemmeno troppo divertenti, perché sì, Lucifer è carismatico e sagace, però dopo un po' hai capito come funziona. Quindi, ok, la battuta sì mi fa ridere, ma voglio la trama. Oh, vi ripeto, è leggera, io la guarderei, perché ci sta. La potete trovare su Netflix, la prima stagione, su Infinity, la prima e la seconda, e poi in altri posti dove guardate andate all'inferno. Ovviamente io non ho detto niente, spero vivamente che questa quarta stagione di Lucifer esca, perché mi sono intrippato per bene. Spero vivamente che prenda una piega un po' più decisiva sulla trama, magari a costo di accorciare le varie stagioni, nel senso di fare meno stagioni ma che rendano di più. Ecco, è uno dei difetti principali delle serie TV, il solito problema dell'allungare il brodo per fare più stagioni. No, non sono d'accordo, molte, troppe si vanno a perdere, come fece Supernatural, come fece The Walking Dead, pareri miei, ovviamente, perché quando tocchi The Walking Dead vieni pugnalato male, e Lucifer è una di quelle serie che effettivamente potrebbe andarsi a perdere, come sta già facendo. Quindi ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio per la visione e ci vediamo ad un prossimo video, ciao a tutti!